7500 metri quadrati per mercato, quindi leggermente più grande di quello di Sarzana. Sarzana è 6900, questo 7500. 36 casse, una struttura rettangolare nella quale cercheremo di offrire il miglior assortimento possibile, quindi un assortimento molto profondo nell'alimentare, un assortimento profondo multimedia e prodotti, diciamo così, per il tempo libero, e un assortimento invece molto più ridotto, visto i negozi che ci sono in galleria, per quanto riguarda la casa e l'abbigliamento. I reparti, come li conoscete già a Sarzana, la nostra proposta verrà ripetuta, ovviamente migliorata. Avremo una gastronomia nella quale sviluppare con forza i prodotti della zona, del territorio, macelleria, pescheria, una cucina, pasticceria di produzione nostra, panetteria di produzione nostra, pizzeria di produzione nostra, che si affaccerà anche sull'angolo della galleria, per cui anche i clienti della galleria potranno comprare la pizza da noi. Le casse, dicevo, 36 casse, di queste almeno un terzo saranno casse self-checkout, quindi casse automatiche, con la metodologia del salvatempo, quella che già voi che siete della zona conoscete nei supermercati cittadini. Per quanto riguarda la successione velocissima delle aree, all'ingresso, che sarà laggiù, avremo un ingresso con il multimedia. Seguirà una grande corsia d'ingresso, quindi larga 10 metri, vuol dire che svilupperemo le promozioni in maniera, diciamo così, più grande possibile, maggiore possibile, poi in sequenza tutto il non alimentare. Per arrivare in questa zona, nel cuore di questa zona ci sarà la farmacia, quindi Top Salute, 1600 prodotti di Top Salute, la nostra proposta nazionale che viene confermata e ampliata, una grande profumeria, e poi inizierà tutta la, quella che si chiama grossi, quindi tutta la proposta di alimentare confezionato. Una bella cantina che si caratterizzerà laggiù nel murale dell'ipermercato, e poi da là si aprirà la proposta dei freschi.